Grande tifo, grande atmosfera, facce nuove, vecchi marpioni e lo staff immancabile a bordo vasca, tutti pronti per ritornare in scena con la ripartenza in Serie 1 della Pallanuoto Trieste, l'anno scorso capace di conquistare l'ottavo posto con 35 punti. Ma bando ai ricordi, tutti in acqua. I ragazzi in calottina bianca si affidano al leader Marco Elez in apertura, suoi i primi due centri della partita. Roma però è squadra attrezzata e risponde colpo su colpo, prima con Luigi Gobbi e poi con Jerkovic. La Visnova passa addirittura in vantaggio, ma a fine primo quarto è Capitan Giorgi a far esplodere la Bianchi, 3-3. Entrano in scena poi i protagonisti annunciati della nuova stagione, a partire dal centroboa montenegrino Vukcevic, fino al sedicenne Mezzarobba, l'altro MVP della partita. Il 5-3 però non stende i laziali, che restano incollati alla gara con Vittorioso. La ripresa inizia male, con Roma a capovolgere l'inerzia del match, trascinata da Vittorioso, 5 reti alla fine per lui, mentre gli animi si surriscaldano in panchina. Ci pensa il gigante made in Cernagora a snocciolare una magia sottoporta, mentre il nuovo vantaggio triestino è opera del nuovo arrivo, il jolly di Somma. È sempre Vittorioso a far ammattire i tifosi sugli spalti e i ragazzi in vasca, ma le due reti di Mezzarobba, 4 gol a referto alla fine e ancora di Somma, scavano il gap decisivo sul 9-7. Negli ultimi 8 minuti di gioco, Trieste riesce a controllare il match, portandosi addirittura sul 13-9 e chiudendo la frazione con 4 reti per parte. Ecco i primi 3 punti della stagione, con il finale di 13-11. Meglio di così non si poteva davvero sperare, specie se a brillare, oltre ai più esperti, sono i gioiellini cresciuti nel vivaio.